Maurizio Bonfiglioli, Lorenzo Panfietti, Valentin Boboia, Alessandra Fischetti, ciao Ale, buongiorno a te, Enza Cacciatore, buongiorno. Maurizio Nanzillo, ecco arrivato il nostro Maurizio, siamo subito a 100, appena iniziata la diretta, la domenica inizia con tanti amici con cui ci si ritrova. Cristina Olivo, ciao Cri, Elena Spirito Perrone, vediamo. Di trovare un riflesso, sole molto forte, di difficile lettura i messaggi, ma mettiamoci in un angolino all'ombra, cerchiamo di salutare tutti i nostri amici. Paolo Giulietti, ecco il nostro amico Paolo, ciao Paolo! Grande abbraccio, Andrea Sant'Angelo, ciao Andrea, Giuseppe Viola, buongiorno, buongiorno a te Giuseppe, Mazzola Santo, Rosaria Ro, ciao Rosaria, Gabriella Fratigiani, ciao Gabriella, Cristina Olivo, un attimo che sistemiamo la mascherina perché si appanna tutto. Valentina Garrilli, Fabrizio Tumolo, Pierangela Martini. Rosita De Deo, Stefano Brandi. Più avanti continuo a salutare, continuo a salutarvi per nome, come di consueto, là dove posso vedere i vostri messaggi, perché il sole è veramente molto forte oggi. Una luce viva, raggiante. Ecco il nostro Piero che si firma a vivere alle Canarie. Piero che ringraziamo per gestire dalla regia tutta la parte messaggistica delle nostre consuete dirette, dirette che vanno in onda tutti i giorni. Da Gran Canaria alle ore 15 italiane. Ricordo che il nostro Claudio, anche lui importante collaboratore di Vivere le Canarie, che tiene le dirette con me durante la settimana, da qualche giorno è in convalescenza, per cui avete Enrico un giorno dietro l'altro. Bellissima questa passeggiata è fantastica. Pietro Francia, Fabio Bonanomi, Franco Lento, non vedo l'ora di tornarci, te lo auguro. Marchino Rossini, hola buenas. Luca Ettore, buona domenica a te, Liliana Bordino, Soprani Monia, ciao Monia. Maurizio Lanzillo, Carmela Squitieri. Siccome vi sta dicendo la nostra Alessandra, siamo proprio ad Arinaga. Facciamo iniziare la diretta, visto che siamo già in tanti. E mentre osserviamo i nostri amici di Arinaga che sono sdraiati sulla costa, sì, loro sono sulla scogliera, questa scogliera è dotata appunto di solarium, facciamo disappannare gli occhiali perché si vede veramente molto poco. Rosa Petti, ciao Rosa, Maria Gloria Annibaldi, scusate. Buona domenica Enrico.
Buona domenica a te, Maria Gloria. Soprani Mogna, oggi dove ti trovi? A Rinaga, est di Gran Canaria. A Rinaga è un paese esattamente tra Las Palmas e Maspalomas, tra il nord e il sud, tanto per dargli una tagliata all'informazione. Allora, leggiamo. Giuliana Campanella, buongiornissimo, grazie per le tue dirette, assolutamente grazie a te per seguirci. Mauro Pinatti, si può prenotare per 2 settimane a partire da Verona? Partire da Verona? No, partire da Milano-Bergamo? Sì, prenotare, prenoti per quanto vuoi, non c'è nessunissimo problema. Chiama Pierangelo al 373-774-2186, ne approfitto per dare appunto il numero di Pierangelo. Là dove poter chiedere tutte le informazioni che volete, tutte le informazioni del caso riguardanti appunto prenotazioni, offerte in essere, condizioni anche, condizioni, informazioni sulle condizioni, come si vive alle Canarie, che tipo di regole ci sono, da dove poter partire, eccetera, eccetera, eccetera. Qualsiasi domanda abbiate da fare a Pierangelo è assolutamente legittima e Pierangelo vi risponde tranquillamente. Vi ricordo che l'informazione è uno dei nostri punti forti, non vi costa assolutamente niente, e al 373, che è un numero italiano tra l'altro, per cui al 373-774-2186 potete telefonare al nostro Pierangelo e chiedere tutte le informazioni. Vi ricordo che in essere c'è l'offerta da 899 euro, 899 euro per due persone, questa vacanza con la durata di una settimana, vacanza perlustrativa o vacanze basta o perlustrazione basta, seconda di quello che voi volete. Non cambia nulla. All'interno degli 899 euro abbiamo volo aereo andata e ritorno, taxi dall'aeroporto, casa in complesso residenziale con piscina, un tour, una consulenza in ufficio, e abbiamo così concluso i servizi di questa meravigliosa e fantastica perlustrazione che dura una settimana per due persone. Questa offerta in realtà ha una caratteristica eccezionale, fantastica, stupenda. L'offerta è corredata da un pagamento eccezionale alla vostra prenotazione. Potete versare 300 euro di acconto e pagare il resto qui a Gran Canaria, o versare 399 euro e pagare la differenza in comode rate da 50 euro al mese per un anno. Per cui assolutamente spettacolare l'offerta, la settimana, la vacanza, le Canarie, ma anche il pagamento che vi abbiamo appunto riservato. Guardate che scenario fantastico. Mare, 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 siamo quasi alla fine di febbraio, però siamo ancora in febbraio, e le persone si sono praticamente recate sulla scogliera per abbronzarsi e per fare il bagno in mare, come ogni domenica del resto. Questo succedeva anche in gennaio e continua a succedere anche oggi. Allora, Roberto Battaglia, buon pomeriggio Enrico. Pao Fassi, c'è Enrico, rischia di piovere lì, vedo il cielo cupo. No, mica tanto. No, no. C'è qualche nuvoletta, ma abbiamo sempre qualche nuvoletta sulla testa. Siamo in mezzo all'oceano Atlantico, ma no, no, assolutamente. La giornata è bellissima. Ma il clima come lì in questo tempo? Salvina Coltello, ma il clima lì com'è in questo tempo? Allora, ma il clima come lì in questo momento, cioè in questo mese, in questo periodo, più che tempo, è quello che volevi dire, Salvina?
Il clima è alle Canarie ha una media annuale di 25 gradi, in questo momento ce ne saranno 28, 29 e siamo in uno dei mesi più freddi, attenzione, siamo comunque in inverno. D'estate le temperature salgono, ma non è umido. Buon pomeriggio da Venezia, ci dice la nostra Jacqueline Fontana. Ciao Jacqueline. Migliore periodo aprile-maggio per me, Rocco Garramone. Beh sì, chiaro, più ti avvicini all'estate e ovviamente più hai possibilità di avere un clima più alto. Non che il clima sia sconveniente in inverno, perché di giorno fa sempre caldo, guardatevi le dirette, vi facciamo vedere anche proprio i gradi, no? I gradi digitali che incontriamo per strada nelle varie colonne, e per cui dal vivo avete la possibilità di verificarli voi stessi, ma quello che cambia tanto è l'escursione termica, io continuo a dirlo. Ricordatevi che è l'escursione termica che fa la differenza. In estate avremo una temperatura più alta anche nelle ore serali e notturne. Ho letto che da domani il livello di allerta scenderà a 2. Andrea Palmieri, sì, scende a 2, si può ricominciare. Silvana Coltello, sì, scusa, niente, figurati Silvana. Sì, si può ricominciare a stare nei locali fino alle 11:30, sostanzialmente andare ospiti in casa di chiunque, perché con la fase 3 in realtà all'interno della casa potevano soggiornarvi soltanto gli effettivi residenti, però realmente poca, veramente poca cosa. La fase 2 permette di fumare in strada, ovviamente distanziandoci dagli altri. Il distanziamento e le mascherine saranno due amici, due compagni di viaggio che ci porteremo dietro per tanto tempo. Questo ricordatevelo, arriveremo anche alle vere e proprie vacanze che in Italia si fanno giugno, luglio, agosto e settembre, e avremo questi due amici che sono distanziamento e mascherine, un amico e un'amica. Allora, dove ti trovi di preciso? Gerardo Federica D'Amato, ad Arinaga, est di Gran Canaria, di preciso, proprio ad Arinaga, in zona Moeie, Moeie Viejo per l'esattezza, il Molettino Vecchio, Rosa d'Ortona. Posso fare una domanda per altri stupida? Se io volessi portare una panda prima serie, può circolare alle Canarie? No, non ti passa l'ITV. No, se la tua panda, a parte i costi, a parte i costi, a parte che per l'emissione dei gas di scarico ti costerebbe come portare un Porsche, perché ci sono le classifiche, no? Degli anni delle auto, l'emissione delle polveri nell'aria, eccetera, eccetera. Però no, assolutamente, qua è osservatissimo l'ITV, che è la revisione dove ti rifanno il libretto dopo aver fatto la feccia tecnica. All'ITV ti rifanno il libretto, ma l'ITV, cioè la revisione, non passerebbe mai, assolutamente. Non ne vale poi la pena, nel senso che andreste a spendere dei denari per niente. Chiedeteci per le auto, solo in pochi casi è diciamo, raccomandato portare l'auto. Nadia Boscolo, buona domenica, è sempre fedelissima alla diretta. Allora,
Le illuminazioni come in Italia, euro 1, 2, 3, 4, non voglio sapere quanto costa, ma se si può circolare, grazie. Allora, credo di averti già risposto in anticipo senza aver letto tutto il messaggio. Non ti passa l'ITV, devi essere a euro 4, euro 5, insomma, devi avere delle condizioni di emissione di gas nell'aria accettabili. Se non hai la catalitica, assolutamente, io non so se la prima serie ha la marmitta catalitica, sicuramente non puoi circolare se non hai marmitta catalitica. Poi se l'hai fatta mettere, perché c'è stato un periodo dove si poteva anche mettere la marmitta catalitica, questo è un altro tipo di discorso, ma lì non lo so. Ecco il mio amico Patrizio è arrivato, ciao Enrico, buona domenica, un grande abbraccio Patrizio, il 27 è arrivato, eh? Patrizio, domenica prossima siamo, se hai del tempo, siamo a bere un bel caffè insieme. Sarebbe tanto tanto bello già poterti incontrare domenica. Ma se in Italia è vietato, perché la Canaria dovrebbe camminare mica Sud Italia? Beh no, beh, queste sono discriminazioni e io onestamente non le accetto, eh. Chiedo scusa ai nostri amici, non ho letto nemmeno il nome, ma non ci torno neanche sopra. Però Nord Italia, Sud Italia è la stessa identica cosa, le regole sono regole e vanno osservate, punto e basta. Cioè non è nel mio stile andare a discriminare, assolutamente non va bene. Allora, voi portate pazienza, il vostro modo di ragionare da parte mia è sempre assolutamente rispettato, però insomma ti aspetto, vai Patrizio, assolutamente, io nella giornata di sabato sono già in zona e domenica ti chiamo e domenica avremo modo di poterci incontrare. Un grande abbraccio e grazie ancora di tutto, grazie veramente veramente di tutto Patrizio. Allora, scusate la parentesi con il mio fratello Patrizio. Allora, ci mancherebbe Rosa, assolutamente, voi fate domande e io tranquillamente vi spiego. Qui è esattamente come in Italia, le regole sono quelle, poi ripeto, lasciamo perdere dove ci sono magari amicizie compiacenti che potrebbero anche esserci qua. Io vi faccio proprio un esempio molto 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 banale, non prendetelo come legge, però con una moto quasi nuova io sono arrivato e a Maspalomas, per cui al Tablero, non mi hanno passato la moto perché faceva fumo. Ad Arinaga, perché conosco qualcuno in più, la moto ha passato immediatamente. In realtà meritava di passare, io non volevo favoritismi e non volevo assolutamente nulla di particolare. Ognuno ci legga quello che ci vuole leggere, però insomma al Tablero si fa sempre più fatica. Poi vedi andar via anche qui come in Italia dei camion che fanno fumi pazzeschi, però sono dei signori che ha famiglie, deve lavorare e in quel momento non ha la possibilità, gliela passano lo stesso, e tu arrivi magari con un camion super nuovo e perché il tacografo non è l'ultimo tipo tironiano, cioè bisogna un po' vedere tante cose. Comunque sia, le regole sono pressoché uguali. Allora, Salvina Coltello, Rocco Garnamone, eccetera eccetera, rimanete collegati ragazzi perché torniamo sulla spiaggia. Marina Serra sta guardando. Le regole, siamo in Europa, ve lo ricordo, Isole Canarie, che sono a 4 ore dall'Italia, 4 ore di volo in realtà, e hanno esattamente le regole che abbiamo noi, perché siamo comunque nella comunità europea, per cui tutto ciò che avviene alle Canarie è esattamente uguale a quello che avviene a livello di regole che avviene in Italia. Poi ci sono
determinati modi di applicare le regole, siamo perfettamente d'accordo, però di fatto, di base, le regole sono quelle. Canarie che, vi ricordo, hanno le regole spagnole, le leggi in vigore sono quelle spagnole. La differenza vera e propria delle Canarie è che la fiscalità è autonoma, per cui abbiamo la possibilità di pagare un po' meno tasse, via, ecco, soprattutto il pensionato, ecco perché al pensionato è così interessante per il pensionato venire a defiscalizzare le Canarie, perché fino a 22.000 euro non paga tasse, cioè se la sua pensione lorda, che in Italia va calcolata però netta, cioè per cui quello che ti mette in tasca, quello che ti va sul conto corrente, non supera le 22.000 euro, in realtà non vieni a pagare tasse. Fate pure domande a riguardo che vi spiego tutto. Tutto questo tranne i dipendenti o gli ex dipendenti della pubblica amministrazione, cioè i dipendenti statali, questo che sia polizia, che sia carabinieri, militari, eccetera, 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 sono infermieri, insomma, c'è la pubblica amministrazione, ci sono veramente tantissime figure. Monica Tiziano, ecco arrivata la nostra Monica Tiziano, c'è Enrico, eccomi, anche se in ritardo, tranquilla, gioia, noi siamo sempre qua alla solita ora, per una mezz'oretta saremo insieme. Guardate, vedete, non perdono assolutamente tempo i nostri amici per andare a fare il loro bel bagno, è assolutamente salutare, movimento in acqua, incredibile, meraviglioso. Vedete, tutti sul solarium, belli tranquilli. Eccezionale. Vedete, tutti pronti per abbronzarsi. In questo momento la nuvoletta si è messa in mezzo, ma non ci saranno problemi. Franco Esposito, sto leggendo i vostri messaggi, ragazzi, ciao a tutto il gruppo, Iana Del Rey, ciao Iana, ciao Iana, ciao 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 ciao, grazie di saluti, un grande abbraccio. Franco Bergoni, che sgolosata, ciao Enrico, per avere i vostri contatti, grazie. Chiama Pierangelo al 373-774-2186. Guarda che l'hanno pubblicato in tanti, continueranno a pubblicarlo in modo che per iscritto avrai più facilità a copiarlo. Al 373-774-2186. Tutti i nostri amici che salutano Iana. Ricordo Iana che è la compagna del nostro Piero, di mio fratello Piero. La Tizi Nalis. I pensionati della pubblica amministrazione non è concesso la defiscalizzazione. Cioè puoi portare qui la pensione e portando qui la pensione hai un reddito e con quel reddito diventi residente, però non defiscalizzi, cioè non ci viene a guadagnare niente, le tasse le trattiene l'Italia, sempre comunque per tutti gli ex dipendenti dello Stato. Poi, giusto o sbagliato, questa è la regola, non entro in merito su questo. Allora, Valentina Garrilli, ci vediamo a luglio, cosa bisogna fare per venire vaccino? Non ho la più pallida idea di cosa significhi questo messaggio. Valentina, scrivimi meglio il tuo messaggio e sarò pronto a risponderti. Cioè, oddio, posso intuirle, però insomma diventa
veramente ad interpretazione rispondere ai messaggi, magari parlo mezz'ora per una cosa che non mi avete chiesto. Allora, grazie per quelle belle immagini, Corrado Gozzo, ha visto le signorine, Tommaso Gozzo, e ha detto un attimo, ecco le belle immagini che Enrico oggi mi ha regalato, ci fai sognare. Qui vi ricordo che il catalogo di belle signorine è bello ampio e notevole, assolutamente. Io ricordo la prima volta che sono arrivato alle Canarie, si parlava così del popolo, si parlava della gente, eccetera, e qualche italiano che era arrivato prima di me mi segnalava appunto il popolo femminile delle Canarie come non, come posso dire, non degno di particolare attenzione. In realtà non è assolutamente vero, nel modo più assoluto. Sono con caratteristiche magari differenti da, dal nostro popolo italiano, che non è secondo nessuno in niente, però devo dire che alle Canarie c'è una rappresentanza femminile notevolmente bella. Volevo chiederti se fanno il tampone all'arrivo, come funziona. No, il tampone si fa prima di partire. Il tampone si fa prima di partire, tu devi guardare le regole del paese dove andrai, devi partire e arrivare in Spagna con il PCR fatto 72 ore prima, poi quando torni l'Italia, in questo caso il tuo riferimento d'arrivo, gli va bene il tampone breve di 48 ore che si chiama antigene, o in spagnolo antigene, per cui il tampone va fatto prima di partire, va fatto negli orari, nei tempi richiesti dalla nazione dove vai. Spero di essere stato abbastanza chiaro, per cui non è che tu arrivi, fai il tampone e poi circoli per l'isola. Cosa fai? Poi se hai qualche problema ti rimandano indietro? No, il tampone lo fai prima, se sei positiva non parti, e comunque se per un motivo o per l'altro quando arrivi sei positiva ti fai la quarantena. Degli in poco, e la rappresentanza maschile in Canaria, la rappresentanza maschile in Canaria è forse di livello maggiore di quella femminile, al quale io francamente, quella maschile intendo, sono veramente poco interessato, ma veramente proprio poco poco poco, però devo assolutamente dire che il livello è forse superiore, sono anche un po' tutti palestrati, invece le ragazze sono belle di loro. Che bello, tutti al mare, che invidia. Volevo chiederti se faremo il tampone Valentina Garilli, ho già risposto. Vediamo, sto leggendo, ci fai sognare, Corrado Gozzo. Portate pazienza, ma sto leggendo tutti i vostri messaggi. Valentina Garrilli, chiarissimo, grazie assolutamente a te, grazie a te. Vilma Leali, confermo, livello maschile super, bravissimo, esatto, sono perfettamente d'accordo con te. Io ovviamente ho pubblicizzato un qualcosa che magari è un po' più vicino ai miei interessi, ovviamente. Allora, Rosa D'Ortona, l'invidio, io vi sto guardando dal letto con la trapunta, fate come ho fatto io e chiamate Pier Angelo, esaudite i vostri desideri, amo le Canarie. Questa è sempre Rosa D'Ortona, no, questa è Lali Capicchioni, amo le Canarie, la sua semplicità, il suo clima e le banane, esatto. Speriamo che non si riferisca alla nostra amica in maniera, come posso dire, sorda alla parte maschile, nel senso che lei intende i platani, eh? Antonella Cibieri, anche io oggi sono al mare, non vorrei tanto stare lì al mare, ma vorrei stare lì al mare. Sì, chiaramente qui il clima ha una certa differenza, è un po' più alto, la temperatura è un po' più alta. Michela Franchino, con 1300 euro al mese
circa come si vive, ma se gliene metti un altro 100-200 in più, io ti firmo. Con 1300 non lo so, ne hai di media 700 euro d'affitto tutto compreso, e altre 600 ti rimangono per vestirti, per mangiare, per andare a mangiare una pizza un'altra ogni tanto, prendere due pullman, magari pur costando poco, due aspirine, insomma vabbè, più ne hai più ne metto, sei molto molto tirata. Sì sì, ai platani, lei di Capicchioni, ma ha risposto sì sì ai platani troppo velocemente la nostra amica, si era riferita a tutt'altro, no, una battuta, anche io oggi, allora... Guardate che carine le parole, cioè non servono, alla fine queste sono immagini che si commentano da sole, le persone veramente molto rilassate. Vi ricordo che le Canarie, a parte la fiscalizzazione, a parte un sistema burocratico più snello e comunque città meno popolose, per cui una circolazione migliore, la benzina che costa meno, chi più ne ha più ne mette, eccetera eccetera, ci dobbiamo però ricordare che alle Canarie dobbiamo tantissimo per il clima che ci regalano e per il tipo di vita, la serenità che questa vita, che queste isole ci regalano a livello di vita. Teniamo ben presente che è veramente fantastico il clima. Quanti gradi, Anna Maria Botteri? Ma veramente ci saranno 30 gradi, fa caldo. Quanti gradi stanni? Questo è il nostro Piero. Scusa, ho sbagliato 1600. No, 1600 è perfetto, assolutamente, cioè 1600 è una bella cifra. Capisci, ne hai 900 tranquillamente, senza rischiare nulla. Dopo aver pagato 700 euro, tutto incluso, tu sei serena e tranquilla, non hai nessun problema. Alla fine del mese, con 700 euro, tutto incluso, hai pagato corrente, acqua, pattumiera, comunità, tutto quello che dovevi pagare, e il resto te lo spendi. Corrado Gozzo, quindi scusa se una persona viene a Gran Canaria, fa un test Covid... Scusa che ti trovo, prima di salire sull'aereo, magari il giorno prima, non è che magari, attenzione, ci sono delle regole ben precise, cerchiamo di non personalizzare le regole, perché è la cosa assolutamente più sbagliata, se no torniamo agli anni 70 dove non sapevamo come funzionavano le cose, ci inventavamo le leggi, no? Dopo cadevamo in sanzioni, eccetera eccetera. Stiamo alle regole. La Spagna chiede il PCR che si è fatto nelle 72 ore precedenti, calcola quanto tempo devi viaggiare per arrivare alle Canarie, e il discorso è fatto, in questo caso è 4 ore, però nelle 72 ore prima. Quando torni dalle Canarie all'Italia, l'Italia per il momento ci chiede il breve, almeno il breve. Il breve va bene 48 ore prima, punto. Cioè questa è la regola. Fai il VIP. Io? No, io no. Gabriella Fratigiani, quindi con 3.000 euro al mese si vive benissimo. Con 3.000 euro al mese te sei un sure, si dice a Milano. A Milano si dice che per far sure gai da ne. Uno che ha 3.000 euro al mese gai da ne. Hai soldi. Per cui assolutamente sì, 3.000 euro vivi benissimo. Non vai in giro con la Lamborghini. Vedete che tutti confermano, perché chiaramente chi ha esperienza... Allora, Angelo Liberti, il patata tour, te l'ho già fatto fare il patata tour, che non ti ho detto niente, ma ti ho inquadrato le bellezze che c'erano sulla spiaggia oggi più di una volta.
tranquillo, poi ritorna a guardare la diretta, no? E ti ne accorgi, se ti è sfuggita, magari avevi vicino la tua compagna, tua moglie, qualcuno che era geloso. Allora, buongiorno Rinaga, bella dieta tanto dai appartamenti che affittate. Achille di Rocco, buongiorno Arinaga, bella dieta, tanto dai appartamenti che affittate. Maurizio Lanzillo, con Andrea è garantito il ricco più parsimonioso. Ah sì, assolutamente. Con Andrea, Andrea, rischiamo di prendere anche le botte con Andrea, perché Andrea è col telefono, gli va sui seni, io non oso così tanto. Francamente non me la sento. Preferisco sempre rimanere a distanza di sicurezza, no? Anche perché in realtà esisterebbe una legge che si chiama privacy, ricordatevi che noi siamo in diretta a livello professionale, eh? Comunque siamo un'agenzia, qua ci arrestano a Rinaga dagli appartamenti che affittate. Noi non affittiamo, allora a Rinaga dagli appartamenti che affittate, intuisco che tu mi stia chiedendo perché non fai una diretta dagli appartamenti che affittiamo, semplicemente perché prima di tutto gli appartamenti si sono pieni, per cui occupati, nessuno ha intenzione di andare a rompere le tasche alla gente e fare la diretta da un appartamento, prima di tutto, e noi si spera di averli tutti sempre pieni. Comunque a Rinaga noi non abbiamo appartamenti, tutto al sud, Rocco Garramone, oggi vento, assente, bello ascoltare la risacca del mare. Sì, sì, oggi proprio vento non ce n'è. Achille di Rocco, siamo una trentina di chilometri. Grazie. Ciao Enrico, che tipo di spagnolo viene parlato alle Canarie? Il castigliano. Il catalano è parlato proprio pochissimo da tutte le parti. Un pezzettino di Sardegna parla ancora il catalano e parte del sud della Spagna, ma veramente poco, poco, poco. Il resto è tutto castigliano. Quanto si paga per un appartamento in affitto per due persone? Ivana Casca, Cascia, allora, Casca, non ce l'hai, allora, noi parliamo del sud, attenzione, parliamo del sud e parliamo di larga temporada, per cui di affitti a lungo periodo, non stiamo parlando di affitti vacanza. Fino a 6 mesi è considerata vacanza, dai 6 mesi in poi è considerato residenziale, per cui puoi prendere a casa due persone, una coppia, con una camera da letto, un bagno, il salone con la zona angolo cottura, il giardinetto, il balconcino, insomma tutto per benino, tutta arredata di tutto punto, con 700 euro al mese, tutto incluso, se, attenzione, prendi per più di 6 mesi, per vivere lì è più utile parlare lo spagnolo o l'inglese, Antonella Giberti. Allora, Antonella e tutti i nostri amici, io sempre capisco, però voglio farvi capire come ci si propone all'estero, no? Il giusto sistema. Se vai in Francia parlando soltanto l'inglese, andare a scuola, andare in comune, andare in polizia, andare dal dottore, se in Francia parli francese. In Spagna è la stessa identica cosa, prima parli la lingua della nazione dove vai, poi dopo se gli butti lì l'inglese ci sta bene, in vacanza una settimana va bene tutto, ma anche se non parli niente vai al sud e ti capiscono tutti lo stesso, paghi, però ecco, usate sempre la logica. Enrico è una persona seria e simpatica, sempre, e confermo. Ringrazio Monica, ringrazio tanto tanto tanto. Allora, ogni tanto magari ne dico dietro a qualcuno che magari, non so, spinge un po' troppo l'acceleratore,
Per vivere di rendita quante case euro ci vogliono? Angelo Liberti, non ho idea di che cosa vuol dire vivere di rendita per te. Vivere di rendita è collegata a una serie di fattori. Qual è il tuo tenore di vita? Quanto vuoi investire? E quanto vuoi guadagnare? È molto 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 complicato. E poi attenzione, non è detto che se tu investi perché hai investito e hai 30 case, ma in realtà le riempi, perché se le lasci vuote, perché non sai lavorare, perché non sai portare, non sai attingere ad un bacino che ti porta gente, eccetera, eccetera, non esiste rendita, da lavoro. Non esiste, capisci? Non esiste, e in quel caso il tuo lavoro. E un lavoro ha un utile, ma non una rendita. Una rendita è un ingresso, costante di denaro, di uguale importo, di ugual valore. Solo in quel caso si può definire rendita. Antonella Gilberti, credo di averti risposto, per cui spagnolo. Assolutamente, castigliano ovviamente. Achille di Rocco, non Enrico, dicevo a Rinaga, dista tanto dagli appartamenti che affittate voi con l'offerta. 30 km, tieni conto che 30 km, però qui li fai 10 minuti, non c'è traffico, c'è un'autostrada dritta, guarda, una strada, una raia, una riga. Praticamente dritta, 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 che ti porta al sud o viceversa, dal sud ad Arinaga. No, non valutarne la distanza, assolutamente non c'è, è vicinissimo. Scusa, però d'altronde cerco anch'io di interpretare. I miei amici di Tenerife dicono che l'inglese è essenziale per poter vivere a Tenerife. Tuoi amici di Tenerife hanno una grandissima mancanza di rispetto per una nazione dove vanno, che la lingua madre è lo spagnolo, cioè poi essenziale, non lo so, io non sono a Gran Canaria, e a Gran Canaria è essenziale l'inglese e il tedesco se lavori nella ristorazione, capisci? Perché qui è quella l'utenza. È tutto essenziale, però se non parli spagnolo non vivi. Cioè tu lo vedi, uno di Arinaga che parla inglese e tedesco, ma insomma mica tanto, non lo vedo tanto così io, tanto facile. Questo, e mi devo però confrontare con loro. Il sud, ecco, il sud sì, ti mette meglio, però comunque qua parlano tutti spagnolo. Sei in Spagna, non, dopo hai assolutamente Antonella Gilberti, io condivido, amo lo spagnolo, ecco, vedi, cioè io non spero, non sei obbligata a condividere, però sono perfettamente, come posso dire, allineato con la logica. Non credo di averti detto niente di così personale e tantomeno che abbia dato un'interpretazione alle mie parole molto difficile, nel senso, sei in Spagna. Chiaramente, insomma, è giusto anche parlare lo spagnolo, no? Poi i tuoi amici giustamente cercheranno il miglior modo per vivere, no? Alla fine ognuno di noi deve trovare il modo migliore per vivere, che il modo che ci renda di più, il modo che siamo più felici, eccetera, eccetera. Allora, con quanto posso creare una rendita di affitto Aldo Gilberti? Non lo so, nel senso, guarda, se tu prendi una casa da 130.000 euro, se l'affitti puoi prendere, non lo so, 500 euro a settimana come vacanza. Ti faccio capire, sono 2.000 euro al mese, no? In realtà, se tu affitti vacanza, attenzione, dove fai vacanze a settimana? Perché se tu la dovessi affittare a larga temporada ne prendi 650, 700, 750 al mese. Vedi che differenza? Con 750 euro al mese non ci fai niente, dovresti averne 3, per cui dovresti aver investito 390 mila euro per portarti a casa a 7, 14, 21 e avere 2.000
1800, perché poi la comunità da pagare, hai la luce da pagare, insomma non sono esattamente nette, no? Vedi che le case hanno questo introito tutto incluso, per cui devi avere tre case per portare a casa 1500-1600 euro. Non ti conviene molto di più la vacanza, ma la vacanza non riempi sempre. La vacanza devi essere bravo, la vacanza devi avere una pubblicità forte, devi lavorare sui siti, devi lavorare molto bene, poi devi offrire qualcosa. La casa da sola non basta, c'è il check-in, c'è il check-out, poi ci sono le pulizie da fare nelle case, insomma ci sono le manutenzioni, un lavoro che devi saper fare. Io lo sto studiando da 4 anni, ma se vuoi impararlo bene devi essere in loco. Ma sì, assolutamente, cioè chiaro, lo studi per l'amor di Dio, anche perché è pieno di verbi imperfetti, per cui in realtà impari l'impostazione. Poi lo spagnolo, come quasi tutte le lingue, ha l'assonanza musicale, no? Tu ti accorgi quando dici una minchiata perché non suona, no? È come quando stoni. Ecco, questo però ti succede quando sei qua. Quando sei qua e inizi a sentire le stonate, è il momento che stai imparando lo spagnolo. MD, costruzioni edili. Enrico, come in Italia la lingua principale è l'italiano, in Spagna lo spagnolo. Poi se conosci altre lingue meglio, assolutamente sì, inglese e tedesco, ricordatevi. Qui probabilmente, parlo di Gran Canaria, l'inglese siamo perfettamente d'accordo, ma anche il tedesco, anche il tedesco, qua ci sono molti al sud che parlano il tedesco e non l'inglese, nativi, eh? Angelo Liberti, con quanto posso creare, credo di averti risposto, però è una, come posso dire, sono risposte che ti do per gentilezza, per amicizia, ma non portano assolutamente a niente, le risposte che ti sto dando, amico mio, perché bisogna vedere tante, tante, tante cose. Infatti la nostra Monica Tiziano dice i verbi perfetti sono belli difficili, assolutamente sì. Angelo Ursella, meraviglia che ha voglia di essere già lì, ma almeno speriamo che in luglio si potrà di nuovo ritornarci. Allora, quello che tu stai dicendo è che stai dando per esclusione che si possa fare adesso, sbagliato, assolutamente. Guarda, in diretta c'è la nostra Daily in Poco che è arrivata sabato scorso. Questa sera alle 11:30 io ho altri amici da andare a prendere in aeroporto che arrivano e torneranno a casa loro fra una settimana, fra 15 giorni, fra 20 giorni, insomma alla fine delle loro vacanze. Per cui ti chiedo scusa, ma con il sistema che tu ci hai descritto sembrerebbe che non si possa partire, non è affatto vero. Meraviglia che voglia di essere già lì, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto. Allora, eccoci qua, amici miei, amici miei, ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra diretta. Sta andando via anche il sole, un po' di cuoricini, un po' di mi piace, siamo rimasti pochissimi, ormai siamo una sessantina, tutti piano pianino se ne sono andati. Domenica si è sempre viaggiato, infatti vedete i nostri amici che confermano le mie parole. Per cui ragazzi, un grande bacio, solito labiale, un grande bacio, ciao Monica, un grande abbraccio, un grande abbraccio, un grande abbraccio. Stefano Brandi, vai Enrico, ciao ragazzi, ciao a tutti, fate una buona domenica e noi, ecco, un po' di cuoricini, un po' di mi piace. Adesso racconto qualche aneddoto, qualcosa, in modo che tutti questi cuoricini e tutti questi mi piace vi do il tempo di poterne lanciare proprio a mal di dito. Allora, soprani Monia, ciao Enrico, ciao Monia, Gabriella Fratigiani, sempre bello Enrico, grazie, gioia, un grande abbraccio e grazie dei tuoi complimenti, Carma per Pagliarani, ciao Gioia, Rosanna Alberti, come siete messi lì con il Covid? Siamo tutti morti, distenti, ma non sicuramente di Covid. Maurizio Lanzillo, pochi ma buoni Enrico, assolutamente sì, un grande bacio, ciao a tutti, ciao belli, ciao, buona domenica.